arrivati alla Malga, a quota 2089 metri, si prosegue. Siamo nel Parco Nazionale dello Stelvio, Sentiero del Bios, numero 105, e ci porta dritti dritti al Rifugio Mantova. Vedi, sto girando qua. Riff M, M, Mantova. Ciao Polpetta! Ciao! Durante il sentiero 105 troviamo ancora qualche nevaio e siamo a 21! Oggi inizia l'estate? 21 giugno. Si sta facendo le giornate? Sì, per quello l'abbiamo fatto oggi. Così possiamo scendere stasera alle 10 con la luce. Superata quota 3000 ormai, non manca tanto al rifugio. Ecco, arrivati al Brick a quota 3206 metri. Eccoci. Bellissimo. Bellissimo. Siamo già quasi al Rifugio Mantova, sotto la croce del Bios. La veduta spettacolare anche sui ghiacciai, che sono a nord della croce. Ora vi porto in croce. Questa è una prima croce che si trova prima del rifugio. Gli ultimi passi su roccette. Rifugio Mantova al Bios. Ultimi passaggi su roccia seguendo dei bollini gialli che ci portano su in croce. Ponte Bios. Ecco il video 360,
raggiunta la cima del Monte Vioz, 3645 metri, passando dal rifugio Mantova. Ora giù che mangiamo qualcosa. Tornate sul rifugio Mantova a quota 3535 metri, scritto di Kaisat al Monte Vioz, 3645 metri. Ora panino time, ragazzi, panino time. Ecco, di nuovo troviamo il brick laggiù, pezzo attrezzato, proprio zio brick, e ritorniamo per la stessa via di salita. Allora, eccoci ormai sul sentiero di ritorno con questa bellissima giornata che ci accompagna in tutta questa escursione, un bellissimo sole, guardate che limpido, e siamo qui di nuovo dalle Mumu. Ciao Mumu, mi guardano tu. Mi guardano tutte. Oggi abbiamo deciso di andare a scoprire il Monte Vioz in Trentino e noi abbiamo deciso di farlo così. Siamo partiti dal paesino di Peio, come avete visto, e siamo arrivati ad un'altezza di 3645 metri. Tutto tramite un semplice trekking. Semplice per modo di dire, perché comunque dovreste affrontare 2000 metri di dislivello, che sono comunque riducibili prendendo vari impianti che partono sempre comunque dal paese di Peio. E servono solo delle buone calzature e tanta voglia di salire, perché comunque la salita è faticosa, però il panorama merita, perché comunque si apre su quasi tutti i ghiacciai che trovate qui in Trentino e comunque in Lombardia. Detto questo, direi che ci vediamo alla prossima. Ciao!